Feudo, nel feudo di Cesena, nel feudo del tifo bianconero, con Del Piero, Zalageta e Trezeguet, con un Cesena che è lontano dalla zona playoff e che ha lasciato tanti punti per strada. Chiellini affronta inizialmente Papalaigo sulla fascia sinistra, Juve che priva di Camoranesi. Qui vediamo questo impatto tra Dudu e Chiellini. Dopo 5 minuti il senegalese abbandona, rilevato da Biserni. Nono minuto, c'è questo slalom prolungato di Alessandro Del Piero, insistito su Zaninelli, poi cerca la conclusione, però è debole verso Sarti. All'undicesimo minuto, una prima svolta dell'incontro. Papavaigo servito sulla destra di fronte a Chiellini, cerca di superarlo, va verso la linea di fondo, fa partire questo traversone, la difesa della Juventus è sorpresa e c'è il gol del capitano Salvetti che anticipa Marchionni, il gol dell'1-0, la nona rete in campionato del capitano del Cesena. È un bel Cesena quello che insiste, quello che affonda verso la porta di Buffon, ancora con Papavaigo. Qui riesce a liberare le grottaglie. Poi al 22esimo altra palla gol per il Cesena. Salvetti, sempre lui, servito del cuore, questa volta Buffon chiude benissimo davanti alla conclusione del giocatore del Cesena. Preoccupato Deschamps che arretra Zalageta e la Juventus che esce, anche se non ha grandissimi ritmi, non ha grandi accelerazioni, ma può sempre dare la zampata che dà la svolta all'incontro. Qui c'è un reclamo della Juventus per questo intervento di Mezzavilla su Nedved. Stefanini, che dirige l'incontro, lascia andare sulla rimessa laterale. Osservate che succede: il portiere del Cesena, Sarti, è dentro la propria porta, niente po' di meno che di un metro. Trezeguet ne approfitta e va a segno ed è l'undicesimo gol in campionato per il francese. Non passa nemmeno un minuto, mentre qui Sarti se la prende con un suo compagno di squadra. Non passa nemmeno un minuto, Pavel Nedved, c'è una deviazione che fa impennare il pallone ed è il gol del 2-1, deviazione di Ficagna, il decimo gol di Nedved in questo torneo. Scintille con Castori, allenatore del Cesena, ma è una Juventus che chiude alla grande la prima frazione di gioco. C'è tensione sul terreno con Del Piero che si prodiga anche per evitare altri guai e poi nel secondo tempo, al decimo minuto, repentino il pareggio del Cesena con l'angolo di Salvetti e Papavaigo, il senegalese, che supera così Buffon, rete numero 15 per lui. Succede poco o niente in questo secondo tempo con Ola che prende il posto di Mezzavilla, poi ancora opportunità per il Cesena con Del Core, poi vedremo ancora una opportunità per Sabato dalla lunghissima distanza con Buffon, però questa volta molto attento. I cambi che sono doverosi, entra Balzaretti, vanno fuori sia Del Piero e Nedved e Juventus che nella ripresa, qui entra Božinov, non è arrivata dalle parti di Sarti se non con questo lungo traversone di Chiellini deviato dallo stesso portiere in calcio d'angolo. È l'undicesimo risultato utile per la Juventus, sempre naturalmente da sola in testa e giornata dopo giornata comunque sempre più vicina alla Serie A. È tutto a te, Jacopo.